Ciao. Devo andare. Prima volta di Art & Shock 100, quindi sentiamo un po' quali sono gli umori da parte del vice sindaco e della presidente di Ascom, ovviamente. Beh, gli umori sono alti perché siamo contenti di ospitare per la prima volta qui a 100 questa manifestazione, questo tour dei cioccolatieri. È un evento nazionale, quindi siamo molto orgogliosi di poter permetterci anche noi un evento di questo tipo nella nostra bellissima cornice della piazza del Guercino. È stato un lavoro di grande collaborazione grazie a Ascom, Confcommercio, delegazione di 100 e alla sua presidente Silvia Pedriali, perché insieme siamo riusciti a portare qui a 100 appunto questo evento. È un evento che tocca tantissime piazze, anche più grandi rispetto a quelle di 100, ma era una sfida che insieme abbiamo voluto accogliere e siamo orgogliosi di poterlo finalmente inaugurare. La sua prima edizione qui a 100, si spera quella lunga di tante altre. Quindi è la prima manifestazione che come presidente Ascom stai patrocinando. Certo, infatti sono molto contenta anche del fatto che sia un'occasione golosa, un'occasione dolce, come diceva Vanina prima, e ringraziamo anche il Comune di 100 per aver reso possibile che 100 ospiti questa iniziativa, che solitamente viene ospitata in città più grandi, quindi l'afflusso che ci aspettiamo è, diciamo, positivo. Come potete sentire, già l'odore del cioccolato si sente, sta pervadendo la piazza. Oltre a queste bancarelle che vedete nella piazza e su due lati, ci saranno da parte del negoziante del centro storico adesione con vetrina tema, oppure per quanto riguarda le pasticcerie, i bar, e forni e altre attività commerciali, ci sarà chi proporrà menù a tema e proporrà degustazioni e prodotti diciamo, dedicati a questa occasione, oppure vetrine con vetrine a tema dedicate al tema del cioccolato. Quindi siamo tre giorni molto dolce, insomma. Un'occasione molto dolce. Siamo contente che i nostri commercianti abbiano aderito in massa e speriamo che sia un weekend piacevole per tutti. Grazie. Grazie. Infatti vedo un po' di